siamo o no? Ah, ciao ragazzi, stiamo andando a Europa Bagni. Non sto a spiegarvi cos'è, vi dico solo che è praticamente delle vecchie terme abbandonate nel biellese. Poi il resto, se vi interessa, andatevelo a cercare su internet. Siamo in compagnia di Tala e di Busca. No, grazie. Andremo a fare gli esploratori e vediamo se riusciamo a vedere qualche fantasma per fare un bel titolo clickbait e fare visualizzazioni. No, scherzo, ovviamente. Comunque, non abbiamo niente da fare, quindi andremo a esplorare questo magnifico posto abbandonato. Siamo arrivati all'inizio del sentiero, cioè della strada che ci porterà a Europa Bagni. L'ultima volta che siamo venuti qua io e Busca, giocavamo, cioè ci difendevamo con i bastoni perché avevamo paura ci fosse qualcuno. E poi abbiamo beccato due coppie di ragazzi che sono arrivati dopo di noi mentre noi stavamo andando via, che vabbè, ci hanno salutato normalissimi. E poi tornando indietro abbiamo guardato dentro la loro macchina e abbiamo visto tipo una di quelle maschere da Halloween così. Allora ci siamo fatti due domande, perché qua dicono che facciano le sette sataniche. Poi sono dicerie, chi lo sa. Ok, questa qua è l'entrata di Europa Bagni. Ovviamente, cioè, è vietato l'accesso, però ci entrano tutti, quindi seguiamo la massa. Sta nebbiolina fa molto effetto creepy. Tala si è informato un attimo e adesso ci spiegherà il motivo dell'incendio. Sono documentato e... Parla un po' più forte però, che sennò non si sente. L'incendio si sostiene che sia stato appiccato per nascondere le tracce o gli indizi comunque delle messe sataniche. Boh, buono. Allora, eccoci. Ora, il piano di sopra non è più agibile. Però vediamo se riusciamo a riprendere qualcosa. No, vabbè raga, sembra una mannaia quella roba lì che penzola. Oh mio Dio, che cosa agghiacciante. Comunque non è consigliato venire qua non tanto per le messe sataniche, presenza di fantasmi, robe strane, ma è per l'instabilità della struttura, perché c'è veramente il rischio che crolli da un momento all'altro. Però non c'erano una volta tipo tutte le scritte? Sono al piano di sotto, sono i sotterranei. Qua c'è scritto qualcosa che però non riesco a capire che cos'è. Perché non mi ami? Tala. Probabile. Tala, perché non mi ami? Perché ti vedo solo come un amico. Oh cazzo. La classica A di anarchia che c'è in ogni posto. C'è un botto di nebbia. Non si può, troppo poco spesso sto coso. No. Mi sa di no. Che figata. O si scende di qua, però secondo me non ne vale la pena. No, anche perché non so poi se è pavimento o c'è un piano anche sotto. Adesso proviamo. Busca, si soffia il naso. Così attiri l'attenzione dei fantasmi. Per quanto dura sia la vita, non ne uscirà vivo. Vabbè. Davvero spaventoso sto posto, Lì c'è la parte sotto. Ho sentito un rumore bruttissimo. Busca! Ti ho visto, bastardo! Voleva farmi prendere un colpo! Busca! Busca! No, 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 no! Sotto di te non c'è assolutamente niente. Sì. Porca troia, è arrivato fino qua. Ma 2 millimetri. Cioè, Busca, vieni a vedere dove eri. Mi stai dicendo che sono grasso? No, eri qua però. È che questa trave di legno non so da quanto sia qui.
Se abbiate paura di chi c'è. Chi è che c'è? Doug. C'è qualcuno? Comunque non c'è nessuna prova di, cioè non c'è, cioè ci sono prove di strane presenze, strani rumori, perché molte persone vengono qua e appunto sentono queste cose, però siamo nel bel mezzo della natura, quindi penso che sia anche normale. Però non c'è mai stato niente di serio, A cioè parte nessuna le morte. messe sataniche No, ma nel assurde. terrazzo non sono mai venuto io. Ti Spettacolo! piace? Proprio Vobis bello. cum Satana. Cos'è che c'è scritto? Vobis cum Satana. Vobis cum Satana. Che Qui ci sono delle molle. dopo un po' di ricerche siamo riusciti a trovare la traduzione che è. Satana sia con voi, scritto anche male però. Satana sia con Sono voi messo scritto lì. male, quindi, cioè, satanisti che venite a fare le messe sataniche a Europa, almeno imparate a scrivere, cioè. I presagi, c'è cioè una mosca spiaccicata, Ma che si muove ancora. ma che si muove ancora nel telefono di Busca. Forse un segno? Adesso stiamo andando nei sotterranei, tra virgolette, di Europa Bagni, che è il posto più, cioè esteticamente più bello e dove ci va molta più gente perché è molto più semplice arrivarci. Sicuramente non siamo gli unici che sono venuti qua. Ecco, questa scritta qua me la ricordo, mi era piaciuto un botto, peccato che si vede male. Solitudine del crepuscolo. No, devi mettere Europa Bagni perché fa il D'autunno? crepuscolo. C'era anche d'autunno. Solitudine Solitudine del del crepuscolo crepuscolo. d'autunno. Non l'ho mai letto io d'autunno, non ci credo. Oh mio Dio, presenze paranormali. Oh mio Dio. Ma io prima ero dall'altra parte. Ne sei così sicuro? Sì. C'è la nebbia, c'è tipo questa nebbia, questa luce che entra anche qua dentro, che rende proprio tutto magico. Guarda che figo. Ma questa cioè questa cosa qua secondo te? Vabbè, raga, dai. Ma almeno la spazzatura, ma almeno la spazzatura, portatela via. C'è un fantasma? Ah no, è Tala. Asclepi Sotero, che è tipo un dio greco della medicina, forse una cazzata, però. Illuminami di qua. Cazzo, sembra tipo proprio un altare. Peccato per sta nebbia. Cioè, più che altro non rende molto in camera. Ti Aspettavo qualcosa di più. Qualche aspettavi di più? fantasma, qualche Ma mostro. c'è Busca, ci basta come fantasma. Busca è tipo, che cosa stai facendo? Ah, sta facendo la foto alla bellissima nebbia. Oh mio Dio, che spavento. No, raga, non so se si è visto nel pezzo di video prima, quando inquadravo la nebbia, è tipo sbucata un'ombra, ci siamo cagati addosso, cioè io mi sono cagato addosso. Ed era un tipo che stava correndo con la nebbia a Europa Bagni. Boh, direi che come esperienza ci sta, è stato carino. Abbiamo visto questo bellissimo posto abbandonato. E adesso torneremo alla macchina. E boom. Bella.